Decalogo per il nuovo anno. Auguri. Abbiamo già finito di farci gli auguri dopo il 2 gennaio, nessuno fa più gli auguri, no? Invece dobbiamo ancora farceli. Oggi è la prima volta che ci vediamo nel nuovo anno e quindi è bello poterli condividere. A me piace molto, penso come a tutti, fare dei buoni propositi, avere delle buone idee. Sapete quali sono le due più diffuse? Perdere peso e imparare una nuova lingua. Ma a parte questo, tanto perdere peso tutti siamo stressati dal troppo mangiare da questa parte del mondo. Ho trovato un decalogo su un giornale che mi sono messo sul telefonino per ricordarmelo, che dice: in questo nuovo anno cerca di avere delle relazioni sociali sane, allontana lo stress. Facilissimo allontanare lo stress. Fai sport, dormi bene, impara a respirare. Sapete che è dimostrato che noi respiriamo col 20% dei nostri polmoni. Avete fatto ogni tanto un bel respiro profondo. Mangia sano, quindi certamente non questi cibi con tutte le cose che derivano dal petrolio. Prendi pause divertenti, pensa positivo, vivi con calma. Però pensavo anche che come cristiani dobbiamo fare e basare il nostro decalogo sulle cose belle da fare, sulla parola di Dio. Siamo d'accordo, no? Che anche un cristiano può divertirsi, può mangiare sano, può avere delle relazioni sociali, prendere tempo per se stesso. Ne parlavamo questa mattina con il fratello Jay, che da Napoli, ieri abbiamo fatto un bellissimo... è un illusionista, non è brutto il termine magico, no? Lui è il gatto, te fa sparire una cosa, poi appare dall'altra parte, no? Prende l'asso di cuore, lo mette qua, tu lo vai a prendere e il sette di fiori. Come è successo? Boh, magari siamo contenti che qui direi. Ma io questa mattina, con l'aiuto di Dio, vorrei pensare a questo discorso dei buoni propositi dell'anno nuovo, le cose che vorremmo che noi ci ricordassimo in questo nuovo anno, partendo dalla parola di Dio. E chiaramente dicendole queste cose, non è detto che io già sia arrivato a farlo, ma devo continuare. Siamo in cammino, siamo sulla strada della salvezza, stiamo avvicinandoci a Dio, siamo in progress, no? Adesso quando si apre una pagina del computer che dice work in progress, lo stiamo preparando. E io non so perché il Signore ogni giorno non mi fulmina e non mi distrugge un mucchio di cenere, perché probabilmente non è molto contento di esattamente come vivo tutta la mia vita. Però finché ci lascia questo spazio cerchiamo di progredire. E per fare questo ho puntato sulla prima lettera di Pietro. Sono una persona pratica, non mi piace la grande teologia, i grandi discorsi. Pietro ha questo di bello: essendo un pescatore, essendo un uomo della strada, della spiaggia, lui vuole andare sul pratico. Scrive questa lettera, la prima, la seconda, dando delle cose, andando proprio al cuore del problema. Quindi io vorrei prendere almeno una decina di pensieri, se ce la faccio, o forse no, vediamo. Insomma, mi fate così, io interrompo, per vedere dalla prima lettera di Pietro, in modo tale che in quest'anno, aspetta, che diceva Vittorio quella volta che ha predicato, mi ricordo che era qualcosa della Bibbia, però non mi ricordo da dove era. Quindi prima lettera di Pietro: se voi la usate come il vostro decalogo dell'anno, non andrete tanto male. Punto numero uno: ricordiamoci in questo anno a chi apparteniamo, di chi siamo. Prima lettera di Pietro, al capitolo 1, saremo tra il primo e il secondo capitolo essenzialmente. Prima lettera di Pietro, capitolo 1, versetto 18. Sapendo che non con cose corruttibili, con argento, con oro, siete stati riscattati, siete stati comprati dal malo modo di vivere tramandatevi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo. A chi apparteniamo? Noi apparteniamo a chi ci ha comprato. Questa è un'immagine commerciale. E nel questo discorso del commerciale c'è il termine riscatto. Apparteniamo a qualcuno. Qualcuno ha pagato il nostro riscatto. E quando io penso, in questo nuovo anno, ma spero tutto l'anno,
che io sono stato riscattato, sono stato comprato da un vano modo di vivere, dal prezioso sangue di Cristo. Che c'è un progetto della vita, che c'è un progetto del Signore che è quello di non volermi che io mi perda, che non volere che io mi perda, ma che ha pagato tramite il sangue di suo figlio il mio riscatto. E già siamo a un livello altissimo, già il vivere sano delle relazioni sociali, dice, ma di che stai parlando? Io sono stato acquistato dal sangue di Cristo. E questo poi mi farà recuperare tutto il resto. Ricordati a chi appartieni in questo anno, ricordati chi ti ha comprato e quindi vivi una vita in questo senso. Un altro punto numero due, ricorda e rinnova il tuo patto di ubbidienza. C'è un patto che Dio fa con il suo popolo, e infatti leggiamo dalla prima lettera sempre, siamo sempre sulla prima lettera, quindi io dirò il versetto e il capitolo essenzialmente, 1, versetto 2. Ricorda e rinnova il patto della tua ubbidienza. Eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a ubbidire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Grazie e pace siano moltiplicati. Noi siamo, ci dobbiamo ricordare questa ubbidienza che abbiamo promesso al Signore nel battesimo, nella nostra conversione, nell'essere parte della famiglia di Dio. Noi abbiamo detto che volevamo ubbidire, poi però c'è questo essere cosparso del sangue di Cristo. Il termine greco è spruzzati. Pietro, che ci vuoi dire quando noi dobbiamo essere spruzzati del sangue di Cristo? Però poi mi viene in mente, perché la veniva in mente anche a Pietro, che era della tradizione giudaica, il patto che fa Mosè e che fa il popolo di Dio con Dio stesso. Dobbiamo andare un attimo indietro, mi dispiace, usciamo un attimo dalla prima lettera di Pietro e andiamo nel libro dell'Esodo. Siamo nel capitolo 24, Mosè ha ricevuto le tavole della legge, c'è stato tutto il disastro che sapete, il monte Sinai, con le tavole, con le rompe, poi ce l'ha di nuovo. Comunque Mosè risale sul monte Sinai, riceve di nuovo il patto, e al capitolo 24 di Esodo dice: Mosè andò a riferire al versetto 3 al popolo tutte le parole del Signore e tutte le leggi. E ascoltate qua, quando parliamo di ricordiamoci di rinnovare, di ubbidire al patto. Loro diranno ad una sola voce: noi faremo tutte le cose che il Signore ci ha detto. Guardate come è stato contento il Signore. Ma hai sentito che ha detto l'Arcangelo Gabriele? Dice che faranno tutte le cose che tu hai detto. Immagino il nostro buon padre, sì, va bene. Però facciamo un patto, ragazzi. E il patto sapete come si faceva nel tempo, col sangue. Allora Mosè scrisse tutte le parole del Signore, si alzò la mattina presto, tutte le cose che accadono belle nella vita sono sempre la mattina presto. Quindi penso che molte cose io le perdo, perché non è che mazzo tanto presto la mattina. Si alzò la mattina presto e costruì ai piedi del monte un altare, 12 pietre per le 12 tribù, mandò dei giovani israeliti a offrire olocausti, a immolare tori, come sacrifici di riconoscimento del Signore. Mosè prese metà del sangue e la mise in catini, l'altra metà la sparse sull'altare. Allora hanno fatto un sacrificio per ricordare questo patto, prendono tutto il sangue. Qua parliamo di centinaia di migliaia di persone. Quanti tori avranno ammazzato? Quanto sangue ci sarà stato? Comunque riprende metà del sangue, lo mette nei catini, l'altra metà lo sparge sull'altare. Poi prende il libro del patto, lo legge in presenza del popolo, il quale disse di nuovo: noi faremo tutto quello che il Signore ha detto e ubbidiremo. Allora Mosè prese il sangue e lo buttò sul popolo, ne asperse il popolo. Ecco il sangue del patto che il Signore ha fatto con voi sul fondamento di queste parole. Il Signore fa un fondamento, cioè stabilisce un patto. Su quale fondamento? Noi faremo tutto quello che il Signore ha detto.
Ecco che Pietro ha questo in mente quando dice: voi siete chiamati a ubbidire, versetto 2 di prima Pietro, per essere cosparsi del sangue di Cristo. Non sono più i tori con cui noi facciamo il patto, ma è il sangue di Cristo che ci lega in questo patto. La parte del patto di Dio è: io sarò con te, non ti abbandonerò, sarò il tuo Dio, combatterò le tue battaglie, sarò al tuo fianco, e tu, noi faremo tutto quello che il Signore ci ha detto. Vogliamo dire amen a questo? Amen. Punto numero 3: avere piena speranza nella grazia di Dio. Capitolo 1, versetto 13. Siamo di nuovo nella prima Pietro. Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, bella questa, no? Dopo aver predisposto la mente all'azione, diamoci da fare, fratelli. State sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Avere piena speranza. Avere piena speranza. Io ciò voglio dire, Signore, io voglio avere una piena speranza nella tua parola. Io voglio una piena speranza nella tua grazia. E andate un attimo al capitolo 2, versetto 1. Molto bello. Come posso avere questa speranza? Come posso far crescere la mia speranza? Voglio perdere peso, voglio imparare una nuova lingua, ma voglio in quest'anno sapere di più della prova di Dio. Voglio dedicare più tempo. Capitolo 2, versetto 1. Sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie, di ogni maldicenza. Desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza. Qual è questo latte spirituale se non la parola di Dio? Come posso avere piena speranza nella grazia? Nutrendomi del latte spirituale. Signore, io in questo anno voglio dedicare più tempo alla lettura della tua parola, voglio capirla di più, voglio essere più vicino a te. Siamo nel nostro decalogo, il punto numero 4. Riconosciamo i nostri peccati. Non è facile riconoscere davanti a Dio. C'è un bellissimo salmo che dice, l'ho letto anche Roberto durante lo studio che abbiamo fatto su Giacomo: Signore, tienimi lontano e perdonami i peccati che mi sono nascosti, i peccati che mi sono occulti. Riconosciamo i nostri peccati. Versetto 14 e 15 della prima lettera. Riconosciamo i nostri peccati. Versetto 14 e 15. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. Signori, io voglio essere... Noi diciamo, i cristiani sono santi, sono unti, siamo tutti santi, ma qua ci chiama ad una, possiamo dirlo, ad una maggiore santità, un cammino maggiore, a una maggiore consapevolezza. Siate santi perché io sono santo. Riconosciamo i nostri peccati e diciamo: Signore, io non sono così santo come tu mi vorresti, ma io riconosco i miei peccati e ti prego ogni giorno che tu possa migliorare dove io non so migliorare, perché tu possa mettere la mano dove io non la so mettere. C'è una bellissima espressione secondo Cronache che dice: Signore, c'è una battaglia da affrontare. Signore, noi non sappiamo cosa fare, ma i nostri occhi sono su di te. Riconosciamo in quest'anno i nostri peccati e possiamo scriverli. Possiamo riconoscere davanti a Dio, lui lo sa, e dire: Signore, aiutami a essere santo, aiutami a essere migliore di quello che sono. Punto numero 5 del nostro decalogo: ama i tuoi fratelli. Andiamo al versetto 22, sempre del primo capitolo. Cioè, abbiamo fatto questo cammino verso la santità. Versetto 22: avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per giungere a che cosa? Ad un sincero amore fraterno, amatevi intensamente a vicenda di cuore. Dicevo, Pietro è pratico. Pietro dice: ok, ricorda Esodo, ricorda i sacrifici, il sangue, i tori, la grazia di Dio,
Ma tutto questo è per giungere a che cosa? Perché ho conosciuto di più? Perché so esattamente tutti i versetti della scrittura? No, la praticità è perché noi possiamo avere un sincero amore fraterno. E poi dice, mette questa parolina qui, che è intensamente. Amatevi intensamente. Ah, ciao Franco, come stai? Sì, tutto bene, scusami. Allora, io salutato. Ciao Franco. Intensamente. Spendiamo il tempo. Io sono ricco di tante cose, ma metti il mio tempo è un attimo, finisce. E chiedo perdono se non riesco a darmi abbastanza tempo, come non riesco a darlo forse neanche alla famiglia, a me stesso, ma... Signore, io quest'anno voglio lavorare su questo, voglio che tu mi aiuti perché io possa amare intensamente i fratelli. Di un amore sincero. Di un amore sincero. Siamo al punto 6 del nostro decalogo. E il punto 6 che, lavorando sulla lettera di Pietro, ho trovato è: resisti alle prove. Resisti. Ne abbiamo parlato con Roberto durante lo studio di mercoledì, quando la stessa lettera di Giacomo dice: considerate una gioia quando vi trovate nelle prove. L'abbiamo studiato questo essere nelle prove, perché voi siete vicino a Dio. E Pietro dice la stessa cosa. Siamo in un tempo qua, fratelli, quando Pietro scrive questa lettera, in cui le persecuzioni dei cristiani sono già cominciate. La gente viene già presa dentro le case e uccisa. Veniva già richiesto, abbiura il tuo Dio, di che Dio non esiste, di che Dio è l'imperatore. Quindi siamo, infatti vi parlerà di una fornace ardente accesa in mezzo a voi. Capitolo, versetto 6, resistere alle prove, versetto 6 e versetto 7 e versetto 8. Perciò, prima lettera, primo capitolo, versetto 6, perciò voi esultate, noi esultiamo come cristiani. Ha detto, non ha detto l'altra volta, parlavo con un collega, fa, ma i cristiani si divertono? Guardate che qualche volta le domande della gente ci fanno pensare, ma noi ci divertiamo? Ah sì, candidati di Dio, ma cosa proponiamo alla gente? Capite, ci dice che dobbiamo esultare, altro che divertirsi, i cristiani esultano, sanno di chi sono figli, sanno a chi appartengono, vivono in questo mondo pienamente, ma questo lo dimostriamo con la nostra vita, e chiudo la parentesi, dice... Versetto 6, perciò voi esultate anche se ora per breve tempo, Signore grazie che hai scritto, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove. Nella Bibbia non c'è mai scritto rassegnatevi. Nella Bibbia non c'è mai scritto china la testa e vai avanti. Dice accetta, resisti e affidati a Dio. La rassegnazione non è del popolo di Dio. Resisti alle prove. Affinché, e di nuovo Pietro è pratico, resisti alle prove. Amo il studio della Bibbia perché? Per amare intensamente i fratelli. Resisti alle prove perché? Perché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Abbiamo capito bene quello che abbiamo letto? Aspetta che lo rileggo. Noi esultiamo, anche se ora per breve tempo siamo afflitti, perché questa nostra prova, questa nostra fede, data da tutte le prove che abbiamo, venga messa alla prova, perché sia motivo di lode davanti a Dio. Pensate, la nostra piccola fede, il nostro piccolo essere cristiani, il nostro aver resistito alle prove a dire, Signore, io ho resistito. Io grazie a te ho mantenuto ferma la fede. Io grazie a Dio ho testimoniato anche nei momenti difficili. E questa sarà lode davanti a Dio, davanti a quello che ha creato questo mondo, ha fatto tutti, dal più piccolo atomo a tutto quello che vediamo sotto intorno a noi. Perché la nostra fede, non quella di Madre Teresa di Calcutta, di Abramo, eccetera, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Massimo, vieni qui, mano sulla spalla. La tua fede darà gloria a Dio. La tua fede, quando Cristo si manifesterà, sarà oggetto di lode e di gloria per Dio. E questo è di cui stiamo parlando, fratelli. Non di perdere 2 chili di peso, li perdo domani mattina.
due purghe, sto a digiuno, poi ne riprendo tre sicuramente. Punto numero 7. Questo è un po' difficile. Manteniamoci una coscienza pulita. Al capitolo 2, versetto 19. Di nuovo parla delle sofferenze. È una grazia. Difficile questo. È una grazia se qualcuno sopporta per motivo di coscienza davanti a Dio sofferenze che si subiscono ingiustamente. Questi cristiani subivano delle conseguenze della loro fede. Ma è una grazia se per motivo di coscienza. Pensate, parlare di coscienza oggi in questo mondo. Ho visto una cosa che ha sconvolto, tanto che ha sconvolto tutti, soprattutto in Italia. Vedete, si parla degli italiani rubano, di corruzione, eccetera. Hanno fatto vedere una foto della metropolitana di Copenaghen, di Oslo, non mi ricordo, cioè di un paese del nord. A un certo punto si è rotto la macchinetta dove tu metti i soldi per entrare nella metropolitana, no? Sapete? E quindi si poteva entrare liberamente. Beh, ognuno che entrava lasciava i soldi sulla macchinetta e se ne andava. E hanno fatto vedere la fotografia di tutto il cumulo di soldi che c'erano là a disposizione di tutti, e tutti che pagavano il loro biglietto. La nostra risata oggi, quanto durava? Ragazzi, non si paga, dai, portiamo la famiglia. Ah, guarda sti soldi, qui non c'è nessuno, no? La coscienza, avere la coscienza, dire: Signore, io davanti a te voglio avere una coscienza pulita e sapere che quando tu soffri per la tua coscienza, quindi fai delle scelte che gli altri non approvano, per la tua coscienza cristiana è motivo di lode. Una grazia, perché è una grazia se qualcuno sopporta per motivi di coscienza dinanzi a Dio sofferenze che si subiscono ingiustamente. E quando si parla del battesimo, per esempio, no? Ieri parlavamo con il fratello Jay, comunità che dicono: sta fatto una volta, la fanno per sempre il battesimo, testimonio. E poi dico: ma scusa, hanno letto per esempio questi versetti della prima Pietro, capitolo 3, versetto 21, parla del battesimo, no? E dice: quest'acqua, l'acqua del battesimo, cioè l'acqua l'acqua del diluvio, versetto 21, era una figura del battesimo, che non è l'eliminazione di sporcizia dal corpo, ma la richiesta di una buona coscienza verso Dio. Ed esso salva anche voi mediante la resurrezione di Gesù Cristo. Quindi o strappano questo versetto della Bibbia, oppure il battesimo ci salva attraverso sicuramente la risurrezione di Gesù Cristo. Ma c'è una cosa che nel battesimo forse per noi che facciamo gli studi non sottolineiamo abbastanza, che il battesimo è anche la richiesta di una buona coscienza davanti a Dio, di avere la coscienza pulita davanti a Dio. Ed ecco perché, Signore, aiutami a riconoscere i miei peccati, aiutami a riconoscere dove manco davanti a te, dove non sono abbastanza davanti a te, e sostieni la mia fede, avere una buona coscienza davanti a Dio. Così come abbiamo ricordato chi ci ha acquistato, gli ultimi tre punti velocemente, ma chi sono io? Chi? Sono un italiano, sono un romano, sono un maschio. Capitolo 2, versetto 9, Pietro lo ricorda ai cristiani in difficoltà a quel tempo e dice: voi siete una stirpe eletta. Quando qualcuno dice: ma chi siete voi? Ma noi siamo una piccola chiesa, siamo una piccola comunità, siamo dei credenti. Ma noi siamo una stirpe eletta. Ma non è mai risposto così a qualcuno: ma chi sei tu? Sono un cristiano non cattolico, io sono una stirpe eletta. Io appartengo, sono i Navy Saints di Gesù Cristo. Sapete che i Navy Saints sono questi, le truppe scelte, quelli che vanno a combattere proprio quelli i più forti. Meglio dei Marines. Noi non ce l'abbiamo in evidenza, abbiamo forse gli armari, incursori. Noi siamo gli incursori. Noi siamo una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamate le virtù di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Di nuovo la praticità. Ma tutto questo essere eletti, essere davanti a Dio, perché? Voi, noi siamo una stirpe. Io sono
In quest'anno me lo voglio ricordare che io sono una stirpe eletta, io sono il sacerdozio regale, sono un popolo, sono uno di questo popolo che Dio si è acquistato. L'acquisto, a chi appartengo, chi ha pagato? In Calabria si dice sempre, a chi appartiene questo? Cioè, di chi è questo quando tu vai in Calabria? Se non sei di nessuno, non andare in Calabria. Lasciate perdere la Calabria. Però se sei di qualcuno, alla famiglia XY, eccetera, ha chiesto un regalo di Giuseppe, allora. Noi siamo la stessa, noi apparteniamo a Dio. Perché? Perché tutto questo? Perché comprendiamo le virtù di colui che ci ha chiamato. Cioè, per essere testimoni nei confronti di Dio. E il punto successivo, 3, versetto 15. Se io sono una stirpe eletta, Pietro mi ricorda, versetto 15, capitolo 3, versetto 15, ma glorificate il Cristo come Signore dei vostri cuori. Ok, io glorifico il Signore nel mio cuore, finisce là la mia vita cristiana, ma siate sempre pronti a rendere conto della speranza che in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. Essere pronti a rendere spiegazioni, pronti a testimoniare. Il prezzo di questa testimonianza a quel tempo poteva voler dire andare a finire dentro uno stadio con i leoni che facevano colazione con te. Oggi a noi è richiesto molto meno, anche se sentiamo cose terribili che accadono nel mondo per la fede dei cristiani. E oggi noi che abbiamo questo tipo di grande grazia di poter testimoniare liberamente, io se sono, appartengo a questa stirpe eletta, devo dall'altra parte essere pronto a rendere conto della mia teologia, a rendere conto delle differenze che ci stanno con i mormoni, no, della speranza che ho nel cuore. Poi ne parleremo anche di Dio, ma io voglio testimoniare, voglio parlare della gente che ha una speranza che magari lui non ha. L'ultimo punto di questo decalogo, abbiamo detto ricorda a chi appartieni, perché sei stato acquistato dal sangue di Cristo, ricorda e rinnova il tuo patto all'ubbidienza, ha una piena speranza della gloria, della grazia di Dio, riconosci i tuoi peccati, ama i fratelli, resisti alle prove, mantieni una coscienza pulita, ricordati chi sei, che fai parte del popolo di Dio, sii sempre pronto a testimoniare. L'ultimo punto, capitolo 4, versetto 10. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo metta al servizio degli altri. Quest'anno, Signore, visto che tu mi hai dato tanta grazia, voglio essere e fare qualcosa al servizio degli altri. Questo è, voglio servire gli altri. Voglio essere in qualche modo motivo di grazia per gli altri. Abbiamo visto un film qualche giorno fa con Antonia, un film duro, si chiama American Sniper. E c'è una bellissima espressione che dice il padre a un certo punto. E dice, nel mondo ci sono tre tipi di persone. Ci sono le pecore, ci sono i lupi e poi ci sono i cani da pastore. Le pecore sappiamo che sono quelle deboli, le persone che non... I lupi mangiano, sono i violenti, sono i cattivi. Ma poi ci sono i cani da pastore, quelli che proteggono il gregge, quelli che fanno sì che il lupo non arrivi, quelli che danno anche la loro vita per difendere il gregge, come ha fatto nostro Signore. Ecco, che questo nuovo anno sia questo il nostro sentimento. Io voglio essere un cane da pastore, o voglio essere qualcosa per i miei fratelli. Voglio far sì che la mia fede possa essere messa al servizio degli altri. E che il Signore veramente ci aiuti, ci benedica a fare questo. Pregate per me, io pregherò per voi, perché questo decalogo, che poi è qui, non è che mi sono inventato niente, è nella prima lettera di Pietro, ma potevo prendere la seconda lettera di Timoteo, o la lettera romana, andava bene comunque, perché possiamo essere qualcosa di meglio di quello che siamo stati l'anno passato.